inaugurata lo scorso 18 febbraio, ha già subito due atti vandalici. Parliamo della statua di Gesù collocata in Viale Stati Uniti, incrocio con Via Saragat, a Favara. La prima volta era stata danneggiata il giorno dopo averla posizionata, una settimana prima dell'inaugurazione. In quell'occasione avevano staccato il naso, rotto una mano e fratturato anche l'altro arto. Ieri sera, a distanza di neanche tre settimane da quando si è svolta la cerimonia di inaugurazione, hanno sfigurato il volto. Dei leggeri colpi sono stati dati anche alla parte centrale della statua, sul petto. Si pensa che chi ha agito lo abbia fatto in tarda serata, mettendosi alle spalle della statua, così anche da nascondersi, e aggrappatosi alla stessa, abbia dato un colpo di accetta al volto, affilandolo. Tra l'altro, proprio come dettoci dal costruttore Giuseppe Alba, il volto è la parte più difficile da ricostruire. Non mi sento di chiedere nulla agli abitanti del posto che già hanno subito un altro atto vandalico nelle scorse settimane, ci ha detto Alba. Ricostruirò il volto a spese mie. È arrivato a questo punto, io non chiedo soldi, capisci? Cioè non è questione che ora di soldi, è questione di principio. Questione che c'è un quartiere sano che dovete chiangere questo signore. Il tempo della ricostruzione penso che sarà 2-3 giorni, ci vuole, penso, perché è un lavoro di ricostruzione, non è chiudere una fessura, cioè dopo c'è di ricostruire tutto il volto, e con Gesù si va a ricostruire quasi a strate, perché non puoi fare che ci metti un blocco, oppure ci costruisci un blocco di incapo e poi lo riscolpisci, si va a costruire tutto a strate a rene. Penso che 2-3 giorni di lavoro ci saranno. O è un atto vandalico, o è un atto di gelosia, o un atto di invidia, non lo so. Però Gesù che ruppe la carta farace, cioè aveva la stessa tattica. Mani rotte, faccia spregiata. All'inizio ruppero solo le mani, ci ruppe le mani. Ora ci ruppe la faccia, perché sanno che la faccia è la parte più difficile da ricostruire. Un usaccio, se qualcuno che è schizofrenico, qualcuno che è invidioso, qualcuno che forse non sarà capace a fare qualcosa del genere, non lo so. Non posso dire, vedendo non puoi dire fottizio, fuccaino. Secondo me è capitato con un colpo d'accetta, perché c'aveva un taglio, una faccia laterale, e questo colpo fu, secondo me fu dato dietro a statua, perché dietro a statua si chiude nascosto. Capito? Cioè non divide la gente che passa, se passa una macchina sente sia il rumore che ha la luce di fare. E sul taglio che ci avete lato è un colpo d'accetta. Secondo me è da chiamare in arrene, pigliare un'accetta, accetta il colpo di cazzo e ne scappare di cassotta. Cioè è l'unica. A lanciare l'allarme è stato il signor Failla, abitante della zona, che intorno all'una si è accorto del danno e al quale abbiamo chiesto pure a che punto è l'impianto di videosorveglianza. In una tabella attaccata al palo dell'illuminazione vicino alla statua, infatti, campeggia l'indicazione. Non è perfezionata ancora, però, questo è il problema. Non è perfezionata, ma qualcosa si vede, ma c'è quella preparata, quella più grossa, e solo che c'è lo tecnico e abbiamo perso un po' di tempo, insomma. Ma ora si installerà subito, appena si aggiusta, insomma, Gesù Cristo, si sistema un'altra volta, speriamo che non succeda più. L'orario 1:15, sono gente inutile, gente senza cervello, non hanno cervello questa gente, che hanno cervello? Uno avesse un po' di cervello, prima di tutto ci venisse, è questione di dignità, non lo so. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri della tenenza di Favara, che hanno avviato le indagini per identificare l'autore o gli autori del danneggiamento. Ancora un atto sacrilego contro statue sacre nella città di Favara, è l'ennesimo episodio che si registra in poco tempo. A prescindere dal proprio credo, va assolutamente condannato. Deturpare l'ambiente o danneggiare monumenti e o cose è un vero e proprio atto vandalico. La seconda volta? La seconda. Un mese oggi. La mattina l'hanno messo, a domenica già era tutta rovinata.